ho raccattato Marzia, quindi ci siamo. Ah, ma è raccattato. Ci stiamo procedendo, guardate che bel sole. Andiamo a fare la colazione dei campioni. Di merda. Di merda. Oh, ma fai vedere come nei vlog dei pazzi. Fai vedere cosa stiamo mandando, una ciambella a cucino, fai vedere. Più di così non è che mi devo staccare il braccio. Ah, devi avvicinare per vedere il cappuccino. Vabbè, un cappuccino in un bicchiere di carta o un rifilante, che vuoi far vedere? E poi il ciambellone. Allora ragazzi, adesso stiamo andando come prima tappa di Lucca Comics 2017 in assoluto a prendere Memolina. A prendere Memole. Quindi si va alla Japan Town e si prende Memole. La macchina stava per schiacciarmi, quindi ci vediamo tra un po' alla Japan Town. Eccoci, prima tappa alla Japan Town per comprare Memolina. Memolina è la prima cosa che dobbiamo fare assolutamente. Ho insistito proprio io per venire. Perché, no, anche dopo spariscono, le comprano tutte e rimango senza, e ciò non deve accadere. E ciò non deve accadere, quindi ma siamo proprio assolutamente alla Japan Town. Sì, dobbiamo andare da Anime Import. Fare questo pezzo per dire che siamo in fila, mi andava di dire che siamo in fila e quindi niente, ciao. Stanno ragazzi, nel mentre stanno costruendo l'entrata, nel mentre stiamo entrando, l'hanno costruita ora, alle 9:20, quindi ce l'abbiamo fatta entrare perché hanno costruito l'entrata ora, mentre si entrava praticamente. Dopo aver perso mezz'ora all'apertura della Japan Town, perché i ragazzi della Japan Town hanno costruito l'ingresso mentre eravamo lì, l'hai tipo già detto, abbiamo scoperto che la Marzia si era sbagliata. Il primo errore di Lucca Comics è arrivato alle 9 del primo giorno. Ma sai che urli però, cioè la gente non frega un cazzo quello che dice. E quindi adesso andiamo a Piazza Napoleone a fare un giretto nei padiglioni. Ah no, quella è l'uscita. Ah, quindi... invece che i 14 della serie. Insomma, con tutte le serie anche nostre che abbiamo ripreso in questo periodo non potevamo riprendere. Comunque c'era un senso di fondo molto forte, ovvero che comunque in poche parole ci si ritrovava tutti assieme la proposta o low price verchiata, che noi avremmo fatto la roba che usciva da esatto, dentro. Esatto. Quindi ci ha spinto anche a trovare proprio delle
soluzioni come una vera e propria squadra per fare il nostro meglio e soprattutto non sembrare di coppia, ci supportiamo. Come lasciato da Kago all'esame di Stato. No, non avevamo nessuna paura di andare uno sull'altro. Giusto. E mi ci sono voluti 2 anni tra scrittura e disegno. Le tavole in realtà le completavo abbastanza velocemente, nel senso ci mettevo un giorno a tavola. Beh, questa è una domanda interessante, perché comunque io nella fase dell'adolescenza non sono stato, come dire, subito indottrinato al fumetto, perché sono arrivato, diciamo, tardi, verso i 16 anni, dal tradizionale, quindi più sulla pittura come Goya o le incisioni di Bursley, Bosch, immagino. Sì. Siamo, per chi non lo conoscesse, ovviamente con il maestro Shintaro Kago, ma quelli che seguono il mio canale saranno in pochi a non conoscerlo.
conceived Black Hammer, it was a decade ago, from 2007-2008, and I just finished Essex County, my first graphic novel. Black Hammer was the next thing I kind of came up with, and at that time I planned on doing it as a graphic novel while I was writing for us. So I designed all the characters and drew a lot of stuff in my sketchbooks. Definitely either a graphic novel, a one-shot, something, I'll draw something with Black Hammer, and I'll continue to do covers as well, just so I can at least draw those characters every month once. Cosa ti piacerebbe scrivere? Quindi prendiamo sempre così larga che alla fine, se magari partiamo da due punti lontani, piano piano ci finiamo per convergere.